buonasera, questa volta non il bentornati dallo zio Sam su Sbarbati e Profumati. Qui ci troviamo a Bardolino, siamo anche vicino al lago, bellissima perché è una vista pazzesca. Il tramonto sta calando, ma di sicuro non cala la voglia di poterci sbarbare sempre all'aperto, nonostante c'è anche abbastanza freddo, ma dettagli, Ma in ogni caso volevo rendere omaggio di questo video, di questa sbarbata, a un fan che ha preferito rimanere anonimo, perché voglio ringraziarlo sentitamente per avermi mandato un set americano molto molto particolare che non vedo l'ora di provare sulla mia pelle. Di cosa parliamo? Innanzitutto menziono il fatto che non vorrei mai offendere Tony Hawk se mi faccio una sbarbata qua, la faccio male o dico qualche termine. Infatti non userò neanche qualche termine inglese perché non vorrei mai fare qualche pasticcio. Ma tornando a noi, che sapone utilizzeremo? Avete presente il classico hipster? Qua viene rappresentato ad una certa età che però volteggia con lo skate. Beh, parliamo dello Shave Line NBD. Ed è molto particolare perché già l'immagine richiama quello che è il mondo dello skate, ma poi disegnato in questa maniera qua è veramente forte, forte. Questo è il suo contenuto, un sapone ovviamente con il tallow, quindi grasso animale. Sarà sicuramente molto molto protettivo, molto grasso, ovviamente accompagnato dal suo aftershave. Ringrazio ancora sentitamente chi mi ha fatto questo regalo, davvero grazie, perché non vedo l'ora di provarlo in campo e gli avevo anche anticipato, guarda che lo trasmetterò in un video sicuramente. Che cosa dire ancora? Siamo qui un po' leggermente in lontananza perché giustamente per motivi di privacy non voglio riprendere le persone da vicino, e poi giustamente la sbarbata va fatta con calma in una zona un po' più isolata, anche se non vicinissimo al luogo d'origine dove doveva essere svolto, ma soprattutto non vedo l'ora di esplorare anche a livello olfattivo, oltre a quello sensoriale della pelle, questo sapone che già dal profumo sento già il cedro. Non mi ricordo le note olfattive, comunque compariranno sul video, ma non vedo l'ora di provarlo sulla pelle. E quindi bando le ciance, ciancio le bande, andiamo con la sbarbata.
È vero che sapevamo che doveva calare anche del tutto il sole, lasciando spazio al buio, però è stata una prova di coraggio, nonostante il freddo che non vi dico. E anche il fatto che in certe parti il viso doveva andare a memoria, dato che comunque sì, la luce, grazie anche al cameraman, mi ha aiutato, ma in alcune parti era un po' più invece oscurato, quindi devo andare a tentoni, ma ce l'abbiamo fatta nonostante tante ferite di guerra. Che dire, ho un sapone da un profumo delizioso, io ci sento il cedro, però in realtà nella fragranza, appunto, che vi ho fatto vedere anche all'inizio, no, del setup, della presentazione, dice che c'è comunque acqua di rose, l'altro non me lo ricordo, l'estratto di camomilla, l'estratto di calendula, il witch hazel, l'aloe e la vitamina E. Ecco, comunque ci sono delle sostanze astringenti all'interno, in modo che aiutano appunto la pelle a, come dire, io dico sempre cicatrizzare, ma nel senso che comunque ti aiuta sicuramente a tenere la pelle più rilassata, non a togliere un po' le irritazioni. E mo proviamo lo splash alcolico. Ecco cos'era, mi sa che Blossom mica ha qualcosa a che fare con la ciliegia. Beh, comunque qualcosa di molto dolce. Mazza, oh, che buono. Io ripeto il dosaggio perché merita. È diverso dal sapone, molto più dolce. E senti anche tanto la camomilla. Mamma mia, che buono. Guarda, ovviamente qua fuori poi figurati che subito si asciuga, non mi passo nemmeno ma nemmeno per sogno una ventata d'aria con l'asciugamano, anzi faccio solo questo movimento. Ragazzi, è stra buono. Comunque, senza nascondere nulla, questo set è facile da trovare online, lo troverete di sicuro, c'è anche chi lo fornisce anche in Europa, senza che incorriate a spese doganali, se siete interessati. Mi pare che era una, non mi ricordo se era una limited edition o una versione comunque speciale di questa casa, che comunque, ragazzi, io sento un po' sta rasatura buono a primo impatto, ovviamente si deve aspettare un po' di tempo, però sento quella pelle liscia ma leggermente oliosa, sì. Quella oleosità che comunque non è pesante, ma come era successo con Fufluns, ma abbastanza equilibrata e mi piace. Profumo spettacolare, anche se forse un po' meno invernale, ma ci sta molto bene, molto molto bene. Beh, che dire ragazzi, io direi di fare una passeggiatina qua a Bardolino sicuramente, anche quando ci sarà ovviamente un po' più di sole, merita soprattutto il tramonto. E niente, campeggiati qua tra ragazzini che fanno skate, qualche anatra in giro che ci faceva la compagnia, io e il cameraman Alessandro vi salutiamo e noi ci vediamo alla prossima sbarbata qui dalla zia Sam, in linea alla vostra casa, sempre belli al calduccio, perché probabilmente uscirà ancora nel periodo invernale questo video, speriamo. E niente, sbarbatevi sempre con piacere, qui lo zio Sam di nuovo, ciao!